Filomena, 20 anni di lavori forzati. Serafina, morta in carcere. Maria, condannata a morte. Michelina, seviziata e uccisa. Teresa, condanna all'ergastolo. Giocondina, 20 anni di lavori forzati. Giuseppa, 20 anni di lavori forzati. Giovani donne, povere come si poteva essere poveri nell'Ottocento. Ignoranti, sfrontate, coraggiose, disperate. Spesso feroci verso una società che chiedeva loro di donare in silenzio e in disparte la vita. E loro invece la vita la tolsero, e se la fecero togliere, occupando rumorosamente la scena del primo decennio dell'Italia unita, gli anni del brigantaggio. Quella che fu una vera e propria guerra civile che causò la morte di migliaia e migliaia di neo-italiani, ebbe nel ruolo dei cattivi eroi violenti e romantici, idealisti e attaccabrighe. I briganti, i cui nomi e la cui fama mascheravano la miseria e l'ignoranza da cui cercavano di riscattarsi contro tutto e tutti, incuranti del fatto che la storia stava disegnando un nuovo mondo, destinato a poggiarsi ancora una volta sulle spalle dei più deboli. Bestemmia, bastardo.